a tirare su il tetto in una notte, ha cambiato pelle. Adesso che vuole costruire vicino al mare, cerca la scappatoia legale e spesso, purtroppo, la trova. Portopalo. Buongiorno signori, vi posso chiedere, mi interrompo un attimino, volevo chiedere il parere sullo stabilimento che stanno facendo da risolvere le correnti. Se sei d'accordo? A lei come cittadino che ne pensa? Che è una polemica giusta, sbagliata? Questo è un territorio, diciamo, abbandonato a se stesso. La difficoltà è quando vorreste creare lavoro. Ci sono questi giovani che ci vogliono mettere nel mondo dell'imprenditoria, sfruttare il territorio, il turismo. Per me, anche se ci sono vincoli. Ma se ci sono vincoli, non so chi l'ha messo queste vincoli. Particolare, statista, se ne devono andare a casa. Tanto è un mezzo d'anno. Non c'è niente, c'è che riuscire, almeno mangio qualche guadagno, qualche così, l'occupazione, è una cosa buona, o no? Per capire come mai ad Isola delle Correnti hanno autorizzato uno stabilimento balneare tra le dune, andiamo dal sindaco di Portopalo, che al progetto ha dato il primo via libera. L'assessorato al territorio ambiente ha rilasciato la concessione demaniale, perché gli enti che partecipiamo al procedimento abbiamo espresso il parere secondo le competenze. Il comune dal lato urbanistico, in quanto legno, con una valutazione di incidenza che è stata condivisa e che è stata rilasciata. I piloni si appoggiano su delle basi di cemento? No, negativo. Cioè, tutto è legno. È un caso, Mario. È stato verificato anche dalla sovrintendenza e poi tutto il sistema quell'altro già no. Guarda, è tutto fatto con questo, certissimo. Ci abbiamo le foto, vediamo le foto su questo. No, ce l'ho fatto. È fatto col sistema a catena, praticamente una specie di esagono sotto dove è poggiato il. Lei è certo che sotto la sabbia non ci stanno dei blocchi? 100%, non esiste. Lì la zona, oltre che bella, è particolarmente delicata anche dal punto di vista della duna. Su questo non faremo mancare il nostro controllo. Infatti qui si vedono delle dune, quindi lei dice che il manufatto è questo. Quindi non dovrebbero aver schiacciato nulla. Questo è stato toccato. Viviamo in una regione dove la confusione burocratica serve a giustificare tutti i ritardi e tutti i meccanismi della politica. Per raggiungere Isola delle Correnti si seguono i cartelli stradali di colore marrone, quelli che indicano i luoghi di particolare pregio storico o naturalistico. Ma la riserva che protegge la lingua di sabbia esiste solo sulla carta e così lo stabilimento balneare nasce principalmente grazie ad un gerundio. Istituenda. Per la sua bellezza e per la sua esclusività, questa punta che si espande nel Mediterraneo con due mari in contrasto è unica, perciò è giusto che diventi una riserva tutelata del tutto. È un istituenda. È dal 1991 che è stato emanato il decreto della giunta regionale per far diventare Isola delle Correnti riserva naturale, ed è dal 1991, quindi sono passati 12 anni. Ancora questa riserva non vuole essere istituita. Si protesta contro l'autorizzazione per la realizzazione dello stabilimento balneare, si riunisce sulla spiaggia quasi ogni fine settimana. Sono da anni frequentatori di Isola delle Correnti e quando a primavera si sono accorti del cantiere non hanno perso tempo e hanno iniziato a documentare quello che stava avvenendo a Portopalo e a preparare esposti per la magistratura. La duna è una zona viva, non dobbiamo pensare che la duna inizia qui e finisce 2 metri dopo. La duna nel tempo si spazia, può spostarsi da 2 metri a 4 metri più in là. Le dune vanno preservate perché sono ciò che mantiene la spiaggia. Il fatto che loro siano a 1 metro dalla duna, sì, non sono sulla duna, ma sono in un'area di vivibilità della duna stessa.
Lo stabilimento appartiene alla famiglia Greco. Sono considerati una famiglia importante da queste parti, da anni impegnata nella politica locale. Ora il capofamiglia è l'ingegner Paolino Greco. È stato assessore sia a Pachino che a Portopalo e molte costruzioni realizzate in zona le ha progettate lui, come la nuova chiesa di Portopalo, che sarà visibile dal mare anche a grande distanza. Ci hanno accusato di avere fatto delle mega strutture, falso, completamente falso. Di avere fatto villaggi turistici, falso, completamente falso. Di avere cementificato una zona, falso, completamente falso. Non c'è una stilla di cemento da nessuna parte. Sull'isola delle Correnti ci sono diversi vincoli, quelli chiamati ZPS, zona di protezione speciale, e quelli previsti per le aree SIC, sito di interesse comunitario. Ma lei pensa che il demanio, che la capitaneria di porto, che la sovrintendenza, che la forestale, che il comune di Portopalo, che la dogana, ognuno di questi enti che ha espresso il suo parere non ha attenzionato questi fatti? Ma la data qui non c'è, che cos'è, una bozza questa? No, se un allegato sarebbe. Non è un allegato che l'hanno portato. Cioè il professionista ha firmato regolarmente, però non ha messo data. Non ha messo data, lì l'ha messo È regolare il fatto che non abbia la data. C'è sul giro. Lei che dice dello stabilimento all'isola delle Correnti? Va bene, mi fa piacere, che almeno lo devo fare al lavoro. Anche se quella è una zona particolare, dicono che... Ma è una zona particolare, signore, vogliamo soldi. E certo non vogliamo raggiungere. Signori, voi che dite dello stabilimento all'isola delle Correnti? Siete d'accordo? Quale stabilimento? Chiosco? Sì, siamo d'accordo. Siamo d'accordo, sì. Certo. È un benessere per il turismo, per Portopalo, che così... Però lì ci sta un vincolo dell'Europa. E che ci interessa a noi? Noi siamo qua a Portopalo. Il progetto di Isola delle Correnti è firmato da Paolino Greco. L'impresa la porta avanti il figlio Simone, che è laureato in ingegneria gestionale. È lui che è riuscito ad ottenere la concessione dalla regione. Nella pratica c'è un parere della sovrintendenza che sembra scaduto, mentre la relazione dell'esperto ambientale sorvola sulla tutela delle dune. Dopo aver fatto il Politecnico, come tanti altri ragazzi, l'università, sogni, speranze, ho deciso di tornare in Sicilia e investire in una terra difficile, anzi, una terra difficilissima. Avendo studiato l'argomento e avendo richiesto i vari pareri a tutti gli enti preposti, ho realizzato una struttura stagionale rimovibile in legno, cioè proprio quelle strutture che in questi ambienti vanno realizzate. Quello che noi stiamo facendo è una cosa del tutto irrisoria, prevedere un gazebo di 70 metri quadrati che va rimosso alla fine dei 3 mesi di stagione non influisce in maniera assoluta su quelle che possono essere le prerogative della istituente a riserva. E lei ha detto bene, istituente, cioè non c'è. Da quando è iniziata la protesta, gli aderenti all'associazione Isola delle Correnti hanno denunciato alla magistratura una serie di intimidazioni. Mentre a fine giugno un incendio doloso ha colpito 3 automezzi utilizzati per i lavori di montaggio dello stabilimento. La violenza, che sia da una parte o che sia dall'altra parte, è da condannare in maniera decisa. Mi devono tutelare, questo io devo pensare. Non è compito mio pensare chi sia stato o chi non sia stato. Il mio compito è lavorare onestamente, rispettare le leggi e non abbassare la testa di fronte alle minacce, di fronte alla delinquenza. L'attentato incendiario nel parcheggio dello stabilimento balneare è l'ultimo di una lunga serie di incendi dolosi a Capopassero e dintorni, che hanno colpito case, auto, bar e chioschi. Una piccola guerra di mafia per il controllo del territorio. Le dune. Non c'è bisogno di parlare, basta girare la telecamera e guardare lo spettacolo delle dune che ci circonda. Loro dicono che senza cemento non si reggerebbe questo... Se volete,
sfido i pannelli e vi faccio vedere che cosa ci sta sotto. Ragazzi, bravi! Questo è il cemento. Ovviamente sotto il pannello o io sono il mago Houdini oppure ho nascosto il cemento. Non c'è niente, tutto sabbia. Dobbiamo mettere le mani. Ecco le mani. Tutto sabbia, solo sabbia. Un'altra cosa che va accertata tecnicamente è che questa gente per tenere stivali non abbia fatto una piattaforma di cemento, perché questa è una cosa che sì, non puoi fare assolutamente. Una struttura così non può reggere neanche nel periodo estivo, fino a 2 anni fa. Incredibile, veramente. Quindi per i sospetti, ripeto, è la magistratura che segue tutto questo, noi abbiamo fatto i nostri esposti e si vedrà, però dei dubbi vengono. Le travi sono incastrate in dei blocchi di cemento, fotografate, se volete vi faccio vedere cosa. Le ho fotografate il giorno dopo della mareggiata, non hanno avuto il tempo di coprirle, ho fotografato subito, ma c'è il cemento. Se arrivi a Messina al tramonto, lo stretto